Qui il professore si ripropone la vexata questio di come porsi al cospetto della tecnica e io credo che le due grandi possibili strade siano state quelle delineate da Marx, cioè l'idea di impadronirsi dei mezzi della produzione e di gestirli altrimenti, e quella di Heidegger, il lasciare essere. Heidegger ha buon gioco a dire, ma attenzione, la soluzione di Marx resta all'interno della tecnica comunque, perché ogni fare rinsalda la praxis su cui la tecnica stessa si fonde, quindi non si esce dal cerchio del fare D'accordo, tecnico. d'accordo. Heidegger, dal canto suo, soprattutto penso al piccolo testo Sì, sulla no, Gelassenheit, Gelassene. elabora come sua strategia personale il lasciare essere le cose, cioè Benissimo. sospendere la prassi. Ecco. Ora, io credo che Heidegger in parte abbia ragione su Marx, dando però anche a Marx il suo, perché effettivamente Marx vive in un'epoca in cui tutti più o meno condividono questo mito positivistico. Marx talvolta è ingenuo quando parla della tecnica, dice dipende dal suo uso. Se le macchine sono utilizzate dal capitale sono malvagie, se utilizzate dal proletariato diventano buone. Nessuno dopo il Novecento potrebbe credere più a questa fola, perché la tecnica in quanto tale è condizionante in un modo specifico. Già Adorno lo mostra molto bene. Però potremmo dire, dalla parte di Marx contro Heidegger, che in qualche modo la stessa idea di lasciare essere è quella su cui oggi l'ordine del discorso tecnico si fonda, perché per un verso esso rinsalda il fare tecnico e febbrile. Just do it, dice addirittura una pubblicità, fallo e basta. E per un altro verso, però, ci chiede di sospendere ogni progetto e tentativo di trascendere il mondo tecnicamente organizzato. Peter Sloterdijk ha sostenuto che nell'odierno tempo della ragion cinica si impone il principio del lasciare essere, non più Sì. il tun, il fare, ma il lasciare essere. Bene. Lasciare essere il mondo dove però il mondo è tecnicamente dominato, per cui si torna al paradosso prima evocato, per cui per un verso abbiamo il sistema dei desideri, dove la società usa e getta il culmine, se vogliamo, della follia del creare dal nulla e del tornare poi nel nulla, e per un altro verso però si assolutizza l'orizzonte pensato come intrascendibile. Non avrai altra società all'infuori di Bene, questa, è il bene, bene. grande dogma del nostro tempo. Quindi come se ne esce da Bene, questo bene, impasse? bene. Dunque, ottime le considerazioni che lei ha fatto. Farei qualche chiosa. A proposito di Marx, anche se anche se la tecnica usata dal proletariato è una pia illusione, perché anche rispetto al proletariato gioca quel rovesciamento di mezzo e scopo di cui parlavo prima. Cioè, la vittoria del proletariato Marx la pensava come un qualche cosa che poteva considerarsi definitivo in quanto planetario. Se non si accetta questa capacità del proletariato, e in effetti Lenin ha pensato di cambiare strada per quanto riguarda il carattere planetario dell'uso della rivoluzione. Allora, un proletariato che poniamo in certi paesi, l'Unione Sovietica, si serve della tecnica, ha dei nemici ed è costretto a potenziare sempre di più lo strumento tecnico che gli consente di combattere i nemici. Ma il potenziamento, siccome i nemici permangono, il potenziamento non può cessare. E cioè si innesta quel processo per cui a un certo momento lo scopo del proletariato non è più il proletariato, ma il potenziamento del mezzo di cui esso si serve per combattere i suoi nemici. Questo sarebbe lo schema, andrebbe meglio rivisto. La Gelassenheit, cioè il lasciare essere, lei l'ha accennato, quindi ribadisco, che cosa è viene lasciato essere? Viene lasciato essere il divenire. Viene lasciata essere la follia dell'uscire dal nulla e dell'entrare nel nulla, ma potenziato al massimo dalla capacità tecnologica di gestire il processo storico.
Quindi mi pare che anche lei fosse d'accordo nel dire, ecco, allora mi pare che anche lei avesse detto come se ne esce, Sì, o come se come ne si esce. risolve, insomma. Ecco, qui andiamo nel, mi permettono questo motto di superbia, in quello che chiamo il tabernacolo, che sarebbe bene lasciare chiuso, ma che quando mi si preme un pochino bisogna so chiudano. No, la nostra situazione attuale di mortali, e cioè di uomini che sono contesi dal destino che fa vedere la follia e dalla fede nel divenire, che è quello che prima parlando noi due tu chiamavi terra isolata, isolamento dalla terra. Ecco, l'uomo è questo contrasto. In questa situazione i desideri si convogliano necessariamente verso la virtù tecnica, verso la pax tecnica. La virtù non può essere che quella di non contrastare la volontà di incrementare all'infinito la potenza, e cioè la capacità di realizzare scopi. Questa deve essere la virtù, che non è poi così lontana dalla virtù religiosa, perché l'uomo religioso, volendo avvicinarsi sempre di più a Dio, vuole avvicinarsi a ciò che per l'uomo religioso è la potenza suprema. L'uomo religioso non è un mite, anche se a volte crede di esserlo e la sua fede è così forte che in qualche modo lo riduce tale, ma è tutt'altro che un mite, è un super tecnico che anche lui a suo modo vuole la potenza e crede di poterla raggiungere alleandosi a Dio. Ecco. Ecco, nella situazione attuale noi ci troviamo in questo contrasto tra isolamento della terra dal destino e destino. La morte ci porta al di fuori. E la morte che ci conduce, ma ripeto, qui è il tabernacolo socchiuso. So chiudendo il tabernacolo ci si vede dentro male. E quindi il discorso può sembrare ancora più mitico, inverosimile di quanto non possa essere sembrato sinora. Però la morte non può essere annientamento. Si può mostrare, tenendo così appena socchiuso il tabernacolo, che la morte è il tramonto dell'isolamento dalla terra, è il tramonto della fede nel divenire, è il tramonto della volontà. Cioè, ma non è un tramonto voluto, perché volere la non volontà è impossibile, ma è il destino, siamo destinati alla gioia, se per gioia si intende l'apparire della verità non contrastata dall'isolamento. Siamo destinati, e chiamo gloria, è il processo infinito in cui la gioia, cioè la totalità eterna delle cose, va mostrando il suo volto.